Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura, il bollettino aggiornato dell'emergenza coronavirus. Sono 55 i casi registrati oggi in Abruzzo di positività al Covid-19. Continua a salire il computo delle vittime, arrivato a quota 280. Nessun nuovo caso nella ASL, di Teramo, è la notizia di giornata sul fronte delle good news. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Con 52 nuovi casi accertati nelle ultime ore, sale a 2.785 in Abruzzo il totale dei pazienti affetti da Covid-19. 4 i decessi più recenti. Il bilancio delle vittime arriva a quota 280. I nuovi casi diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti, sono emersi dall'analisi di 1.234 tamponi. È risultato positivo dunque il 4,2% dei campioni. Ieri i positivi erano stati 66 su un totale di 1.418 tamponi analizzati, 4,6%. In aumento i guariti, che sono 405 più 56, 215 quelli che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 190 coloro che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Del totale dei pazienti, 322 più 11 sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 31 meno 4 in terapia intensiva, mentre gli altri 1.747 meno 17 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 241 si riferiscono alla ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, più 2, 677 alla ASL Lanciano Vasto Chieti, più 25, 1.236 alla ASL di Pescara, più 25, mentre è invariato il numero che fa riferimento alla ASL di Teramo, 631. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 31.187 test, di cui 24.644 sono risultati negativi. Ha soltanto un mese e mezzo di vita il più piccolo paziente contagiato da coronavirus in provincia di Chieti, che si trova ricoverato nell'ospedale Santissima Annunziata all'interno della clinica pediatrica. La positività del neonato, come quella dei suoi genitori, è stata scoperta grazie all'intuizione dei medici dell'unità operativa alla quale si erano rivolti diversi giorni fa i genitori per una sospetta patologia del figlio. Eseguito il tampone su tutti e tre, era risultata positiva soltanto la coppia. Sono tornati successivamente in ospedale per alcuni disturbi accusati dal bambino e la ripetizione del tampone ha fatto emergere la positività al Covid-19. Ora il piccolo si trova ricoverato in isolamento nella clinica pediatrica, in una stanza filtro che rappresenta un presidio di sicurezza per tutti, fa sapere la ASL, assistito dalla mamma che al momento accusa sintomi lievi, come anche il papà. Il neonato viene sottoposto a terapia antibiotica, che nei più piccoli è utilizzata per prevenire la sovrapposizione batterica, ma i medici si dichiarano ottimisti sulle sue condizioni cliniche e sulla possibilità di risoluzione dei leggeri segni polmonari evidenziati in fase di diagnosi. I bambini, sottolinea il professor Chiarelli, che dirige il reparto di clinica pediatrica dell'ospedale di Chieti, non hanno grandi problemi con il Covid-19. Il virus si attacca a un recettore degli alveoli che si chiama ACE2 e che i bambini presentano in forma meno espressa. Il virus non arriva pertanto negli alveoli e, anche se arriva, non penetra nelle cellule, questo dice l'esperto. Proseguiamo con il nostro telegiornale e ci occupiamo adesso della fase 2, sempre più imminente, almeno stando al cronoprogramma del governo che ha indicato l'inizio, l'avvio della fase 2 nel 4 di maggio. Claudio Damario, direttore della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, spiega che l'epidemia però non conosce fasi e che l'Abruzzo potrebbe ripartire a doppia velocità. Sentiamo. Noi oggi siamo in grado di dire per ogni tipologia di lavoro qual è il rischio di riapertura. Quindi andiamo da un rischio molto basso, che è quello della silvicoltura, dell'edilizia e anche del manifatturiero, a un rischio invece più consistente,
quando parliamo di attività produttive di tipo turistico. Si avvicina la cosiddetta fase 2, quella della ripartenza, sempre più urgente per far fronte alla crisi economica. Si parla molto di questa fase 2, ma diciamo che in epidemiologia non è che esistono queste differenziazioni così nette nelle fasi, no? L'epidemia ha una sua continuità, e forse la fase è differente più nell'approccio che nella circolazione del virus, che spesso segue un pochettino quello che è l'andamento del cosiddetto contatto sociale. Il lockdown finora ha evitato che la situazione precipitasse in modo irrimediabile. Questa non può essere però l'unica soluzione per lasciarci il coronavirus alle spalle. Sicuramente questa non può essere l'unica forma di antagonismo alla circolazione del virus. Abbiamo visto appunto in CTS che l'approccio, soprattutto nella fase successiva, che riguarderà i prossimi giorni, dovrà basarsi su delle garanzie da parte delle regioni. Cioè, le regioni dovranno garantire tre cose fondamentali: la gestione, che purtroppo si prevede ancora lunga come circolazione virale, di questa patologia in percorsi completamente separati, cioè avere ospedali o padiglioni completamente isolati da tutte le altre patologie. Questo per due motivi: per gestire in modo completamente separato e per prevedere che quelle persone che lavorano, i sanitari, gli operatori che lavorano in quelle strutture, siano super protette. Questo è fondamentale, quindi garantire tutta, e ridurre quindi la possibilità che negli accessi, ad esempio misti, come nei pronto soccorso, si possano creare i cosiddetti focolai ospedalieri, che sono quelli che oggi rappresentano una grande criticità. Quindi sicuramente la distinzione del percorso assistenziale è una strategia importante. Per questo nel prossimo decreto il governo stabilirà dei fondi, ma occorre che anche le regioni si coordinino con questi progetti. La strategia fondamentale è la gestione delle strutture residenziali e dei focolai domestici. Quindi lì sarà fondamentale l'intercettazione precoce di questi pazienti, la gestione precoce delle complicanze. E anche l'Abruzzo si prepara a ripartire, una ripartenza che potrebbe essere a doppia velocità, differenziata tra le aree interne e quelle costiere. Anche in Abruzzo c'è una differenza molto molto netta fra le zone costiere e le zone interne. Il piano Covid dovrebbe essere coerente con la prevalenza della malattia e con la previsione della persistenza della malattia. Altrimenti qual è il rischio? Che noi, se non separiamo i percorsi, non riusciamo a riprendere le attività assistenziali fondamentali. L'Abruzzo deve ripartire da una selezione meritocratica delle competenze tecniche. Abbiamo bisogno di ricreare un gruppo di lavoro che possa guardare in chiave moderna alla sanità abruzzese e al sistema produttivo. Quindi sicuramente questo è lo sforzo maggiore che dovremo fare nei prossimi mesi. Restiamo in ambito sanitario. Paolo Fazzi, che dirige il laboratorio di microbiologia dell'ospedale di Pescara, che è riferimento regionale per l'emergenza Covid-19, annuncia l'arrivo ad Oras, a momenti, di un nuovo macchinario robotizzato in grado di analizzare fino a 2.400 tamponi al giorno, così da estendere la capacità di tamponare le persone sia con sintomi che asintomatiche. Intanto, secondo Fazzi, la riapertura programmata per il prossimo 4 maggio potrebbe essere troppo anticipata rispetto alla reale diffusione del virus nella popolazione. Sentiamo l'intervista che vi abbiamo proposto in maniera integrale in diretta nella TG6 delle 14 e che adesso andiamo a vedere invece in estratti, realizzata da Paolo Renzetti. Qual è la situazione per quanto riguarda l'analisi dei tamponi? C'è una bella notizia che circola già da qualche ora: domani dovrebbe arrivare un macchinario che vi permetterà di poter fare 2.400 tamponi al giorno. Praticamente in H24, lavorando H24, questa strumentazione che praticamente consta in realtà di 8 robot, quindi insomma una strumentazione piuttosto complessa, riuscirà ad avere una produttività nelle
24 ore sino a 2400 tamponi e questo ci consentirà di monitorare nella fase 2 le attività del territorio e quindi di conseguenza ci consentirà poi di non intasare l'ospedale, gli ospedali come è successo purtroppo in diverse parti d'Italia, in primis nella Lombardia. Per quanto riguarda invece i tamponi che noi stiamo seguendo in ordinario, secondo le strumentazioni che abbiamo attualmente in essere nel mio reparto, noi stiamo esaminando i tamponi del 21 aprile. Quindi vogliamo sfatare anche queste voci che dicevano che ci si trovasse piuttosto indietro nell'analisi dei tamponi. Abbiamo avuto qualche tempo fa una grossa difficoltà perché tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, quando noi si gestiva anche la ASL di Chieti, sappiamo benissimo che probabilmente in Abruzzo il picco si è realizzato in quel periodo, c'è stata una quantità industriale, purtroppo, diciamolo così, di tamponi che sono pervenuti nella mia unità e quindi ovviamente era una quantità esuberante quella che poi era la possibilità di effettuare nell'ordinario un numero X di tamponi che, per quanto mi riguarda, è andato a variare nel tempo tra i 320 e i 350 fino a punto di 550 al giorno, ma noi avevamo da smaltire 1000 tamponi che ti arrivavano in una giornata. Fortunatamente ci siamo riusciti con grosso sacrificio. Attualmente stiamo analizzando i tamponi del 21 di aprile, fermo restando che le urgenze del 21 di aprile sono state esaminate in tempo reale. Dottor Fassi, prima di coinvolgere anche Jacopo Forcella da studio, vorrei chiederle questo: qual è la situazione in generale per quanto riguarda la nostra regione? Perché c'è questa discesa di positivi, però probabilmente una discesa più lenta di quello che ci si poteva immaginare? È così? Sì, è così. Sicuramente stiamo in una fase migliore di discesa e questo è un dato assolutamente confortante. Come dicevo prima, tra la fine di marzo e l'inizio di aprile si temeva, ma non solo qui in Abruzzo, il collasso della rete ospedaliera che doveva gestire la problematica Covid-19. Fortunatamente quella grossa onda non ci ha travolti, diciamo così. Attualmente siamo in una fase di discesa che verosimilmente sarà lenta, però se voi andate a vedere il tasso di mortalità per fasce d'età vedrete che il tasso di mortalità fra 0 anni e 30 anni è dello 0,2-0,3%, comincia ad essere importante dopo i 50 anni e se vedete il tasso di mortalità dopo i 75 anni in Cina era del 14,8%. Ora mi risulta che la popolazione abruzzese sia fra le più vecchie d'Italia, quindi bisogna anche considerare questo dato. Se qualcuno dice, stressando un attimino pure la problematica, che magari invece che morire di Covid-19 si morirà di fame, quindi voglio dire la nazione, lo Stato piano piano deve riprendere. Forse il 4 maggio, ma parlo per me, è una data un po' anticipata, però se tutti quanti faranno, si comporteranno bene, a cominciare dai cittadini, insomma, secondo me potrebbe anche succedere che non ci sia un'ondata, di una nuova piccola ondata, speriamo che non ci sia per niente di nuovi casi. Se tutti quanti andiamo in giro con le mascherine, possibilmente anche con gli occhiali, ci portiamo i guanti, ci laviamo le mani, si mantiene la distanza di sicurezza, probabilmente riusciremo comunque a controllare questa infezione anche a partire dal 4 di maggio. La regione Abruzzo nella serata di ieri ha revocato la zona rossa nella frazione di Ortona di Caldari. Un solo caso di positività è stato riscontrato nel comune di Ortona, proprio a Caldari, a seguito dei test svolti domenica scorsa. Il sindaco Castiglione ha commentato il provvedimento con soddisfazione. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini.
Villa Caldari, frazione del comune di Ortona, non è più zona rossa. Lo ha stabilito ieri l'ordinanza firmata dal presidente della regione Marco Marsiglio e che fa leva sulla relazione della ASL di Lanciano Vasto Chieti a seguito dei risultati dei test cui si sono sottoposti domenica i cittadini residenti a Caldari. Ottimo il dato della partecipazione, test effettuati a 656 persone con un solo caso di positività al Covid. Coi pazienti già infetti e posti da giorni in isolamento, secondo la relazione non appare ulteriormente prevedibile una riaccensione del focolaio epidemico, considerando il perdurare dei provvedimenti di distanziamento sociale e le misure previste dalla normativa nazionale e regionale. Siamo lieti, logicamente soddisfatti, non solo per la revoca in sé per sé, ma soprattutto per il risultato di questa indagine epidemiologica che ci tranquillizza tutti, tranquillizza soprattutto i residenti di Caldari, ma tutti noi. Io innanzitutto voglio ringraziare la direzione generale della ASL, il dottor Scelli, il suo profilattico di Teramo che è stato appunto delegato a questa indagine, la Regione Abruzzo, l'assessore Veri, tutti quelli che hanno voluto portare avanti questo progetto, proprio un progetto pilota sulla zona di Caldari. La cittadinanza ha risposto benissimo perché hanno circa 650 persone si sono sottoposte a tampone e prelievo sieropositivo. Per quanto riguarda i tamponi, adesso daremo la risposta singolarmente, verrà data ai cittadini che l'hanno effettuato. Invece per quanto riguarda il prelievo sierologico, la ASL, ma questo a livello nazionale, si è in attesa della validazione di questi esami che, sapete tutti, non sono ancora validati. A quel punto daremo risposta anche sul prelievo sierologico. Io voglio cogliere subito questa occasione e vi ringrazio per fare una comunicazione importante. Da più parti mi arrivano segnalazioni che si intende zona rossa tutta Ortona. Io vorrei smentire questo chiacchiericcio, perché non risponde a verità. La zona rossa è stata istituita solo per la frazione di Caldari, addirittura pare che ci siano degli spedizionieri che non vengono ad Ortona, non portano merci ad Ortona ai privati perché è zona rossa. Voglio smentire categoricamente questa voce perché non risponde al vero. Anche il comune di Ortona guarda ora alla fase 2 e alla ripresa graduale delle attività, sempre con la massima attenzione nel rispetto delle attuali regole. Io ho cercato di far capire ai cittadini che il restare a casa, il rispetto delle regole, limitare al massimo i movimenti era la situazione migliore per contenere la diffusione del contagio. Io sono stato ascoltato dai cittadini e li ringrazio tutti, ma adesso non bisogna abbassare la guardia, bisogna continuare sempre con lo sguardo alla ripartenza economica. Oggi abbiamo riaperto anche il mercato coperto con delle prescrizioni ben precise. E al mercato coperto si accede solo con dispositivi di protezione. Abbiamo avuto anche persone che sono venute senza mascherina questa mattina, non hanno fatto ingresso nel mercato. Pronte a ripartire la Sevel e le aziende dell'indotto della Val di Sangro lunedì 27 di aprile, lunedì prossimo, incontro con i vettori di trasporto pubblico e locale e i sindacati di categoria per stabilire questa ripartenza e le modalità con cui farlo. Vediamo il servizio. Settore automotive, trasporti e sindacati. Incontro in Regione Abruzzo all'Aquila per coordinare la ripartenza delle imprese. A ricominciare da lunedì 27 aprile la Sevel, anche se a organico ridotto, per rispettare le distanze di sicurezza imposte dalle norme di contrasto al contagio del coronavirus. Torneranno a muoversi migliaia di persone in Val di Sangro che utilizzeranno auto private e trasporto pubblico. Anche il TPL si dice pronto, i mezzi viaggeranno con un terzo dei passeggeri consentiti per permettere il giusto distanziamento tra gli utenti. Secondo la FIOM CGL sarebbe stato opportuno attendere il 4 maggio per la ripartenza. Il 20% degli operai di Sevel proviene dal Molise, dice Alfredo Fegatelli, segretario interregionale.
circa il 20% del personale viene dal Molise, e poi dopo c'è anche il problema che molte persone non potranno più viaggiare in quattro in macchina, e quindi dovranno andare, diciamo, massimo due persone per macchina, quindi ci sarà un raddoppio sicuramente delle auto, e quindi c'è bisogno di uno sforzo maggiore per quanto riguarda il trasporto pubblico. La sicurezza va garantita dentro i luoghi di lavoro, ma va garantita anche per tornare nelle proprie case o per tornare al lavoro, insomma. Per il segretario regionale UIL Trasporti, Giuseppe Murinni, questa potrebbe essere l'occasione per rimettere al centro del dibattito il settore del trasporto pubblico. E si sta manifestando tutta la carenza di questo servizio che fino ad oggi era dedicato agli sfigati, ovvero a quelli che non potevano permettersi un'alternativa. Oggi invece va ripensato l'intero sistema dei trasporti, nell'immediato, perché c'è la riapertura delle imprese di produzione, in particolare nella Val di Sangro e penso alla Sevel, ma subito dopo dovrà accendersi un tavolo di confronto per pensare alla riapertura delle scuole che ci sarà nel mese di settembre con ogni probabilità. In quel caso sarà necessario avere nel frattempo investito sui mezzi, in quanto il distanziamento personale a bordo degli autobus necessiterà di un numero maggiore di veicoli da mettere su strada, e attualmente le imprese di trasporto non hanno una capacità di affrontare questo tipo di problematiche con i mezzi che sono a disposizione. Nell'immediato potranno adoperare gli autobus delle scuole, ma per settembre dovranno essere previsti dei nuovi sistemi, degli investimenti e soprattutto un nuovo e articolato sistema di trasporto. La Regione Abruzzo ha rimodulato il master plan e gli altri fondi al fine di sostenere la ripartenza del settore produttivo. Tra i primi fondi rimodulati ci sono quelli destinati, 2 milioni di euro, alla bretella del porto di Ortona, dice l'assessore alle attività produttive Mauro Febbo, che ascoltiamo in questa intervista. Il punto della situazione è che l'Abruzzo è una regione altamente industrializzata, è la più industrializzata del centro-sud e forse qualcosina in più. Le nostre aziende, la maggior parte esportano e producono un PIL importante, e quindi è chiaro che non possono perdere fette di mercato, soprattutto in un mercato dove qualcuno non si è mai fermato o comunque è già iniziata la ripartenza. Per cui è giusto e doveroso che la regione si faccia partecipe di questa problematica e di queste istanze che viene dal mondo produttivo, così come bisogna comunque garantire la salute ai lavoratori. Lo abbiamo detto e lo è stato ribadito anche dalle stesse aziende, che la prima cosa è la salute dei lavoratori, che deve essere tutelata, perché è un patrimonio che nessuno può assolutamente perdere. È stata chiesta anche la rimodulazione del master plan e comunque anche di altre risorse economiche che ha a disposizione la regione, questo sia dalla Pilkington come Arco Vecchio, sia dal Polo Automotive. Ma questo è un processo che abbiamo già in corso, abbiamo già visto quali sono le opere che purtroppo negli anni non sono riusciti a far decollare, quindi è chiaro che dobbiamo intervenire, sono le uniche risorse che abbiamo e su quelle andremo ad agire. Chiaramente questo non significa cancellare opere pubbliche o interventi, significa rinviare alla prossima programmazione. Oggi le risorse sono quelle, la coperta purtroppo è questa, andremo a prelevare quelle risorse da quei finanziamenti che non sono stati sfruttati, per cui avremo disponibilità per fare degli interventi mirati, importanti, a sostegno della nostra economia. Degli esempi sono già pronti? Ma guardi, il primo esempio è stato quello dell'asse che va al casello d'autostradale A14 al porto di Ortona. Erano 6 anni che erano impegnati 2 milioni di euro, in 6 anni non si è prodotto nessun progetto, è un progetto che sappiamo che interessa, è importante per Ortona e per l'intero territorio e per il porto di Ortona, rinviamo alla programmazione 21-27. Oggi con quei soldi siamo riusciti a dare delle risposte a tantissime famiglie che hanno veramente ne avevano necessità. L'Hotel Plaza di Pescara è la prima struttura no Covid della regione. Al suo interno si trovano da una settimana 10 ospiti della casa di riposo Pescara Colli, risultati negativi al terzo tampone il cui esito è arrivato a tempo di record. Sentiamo il servizio. Presidente Schirato, l'Hotel Plaza di Pescara è la prima struttura alberghiera no Covid nella nostra regione.
Sì, siamo stati richiesti da Croce Rossa Italiana e da Protezione Civile di ospitare delle signore anziane che erano ospitate in una pensione per anziani qui a Via del Santuario, dove si era creato un focolaio, quindi per salvare queste vite umane che avevano già due tamponi negativi, abbiamo deciso di fare questo passo, di lanciare il cuore oltre l'ostacolo, con tutta una serie di difficoltà che ovviamente abbiamo in parte affrontato e stiamo affrontando, però ora sono qua. Poi, visto che questi primi due tamponi risalivano, il secondo risaliva insomma 15 giorni fa, abbiamo chiesto e ottenuto e concordato con le strutture di fare un ulteriore tampone con tempi molto più stretti, quindi questa è stata la svolta, perché con tre tamponi negativi, e già abbiamo i risultati dall'altro ieri a oggi di tutte le signore negative, abbiamo creato una struttura certamente certificata no Covid. Aprire per una, due, tre camere non ha molto senso. Noi abbiamo fatto questo salto avendo aperto per 10 persone. Aprire un albergo vuol dire far partire dei costi fissi, secondo me, pensando però a una convenzione fra Federalberghi, la ASL e la Protezione Civile, convenzione che adesso in questo momento non c'è, quindi adesso stiamo andando avanti qui al Plaza con la vecchia convenzione del 2016 dei terremotati. Le 10 persone ospitate qui all'interno del Plaza sono tutte negative, tamponi fatti l'altro ieri, sono già arrivati i risultati. Questo non ci fa altro che piacere, soprattutto ci dà, diciamo, l'orgoglio di aver svolto un lavoro, di esserci giocati una scommessa che probabilmente non sapevamo se ci riusciva, perché probabilmente suddividerle nella stessa struttura dove erano queste signore non avrebbero sortito lo stesso risultato, ma soprattutto anche dal punto di vista psicologico. Proprio in questo momento, mentre parliamo di lei, stanno facendo i tamponi per verificare se si sono negativizzate. Sono tutte pazienti asintomatiche con parametri ottimi, senza febbre, quindi apiretiche, saturazione sopra i 95, frequenza cardiaca ottima, pressione buona. Noi ogni mattina e ogni pomeriggio effettuiamo questi controlli. Adesso andiamo a vedere che cosa accade nel mondo dello sport. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, in collegamento con la nostra emittente, con il nostro telegiornale, ha parlato della condizione del calcio di terza serie e degli argomenti più importanti in questo momento: promozioni, retrocessioni, sorteggio e cassa integrazione. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. Noi, se si potesse, inizieremmo ieri a giocare al calcio, perché tanta la passione, tanta la voglia, che questo punto è un punto chiave, anche perché in questo modo potremmo contribuire non a dare tranquillità, perché questo non è un momento di tranquillità, di consentire da un quarto d'ora sino a 90 minuti un po' una pausa rispetto alle situazioni che ci sono. Poi bisogna confrontarsi con la realtà, e la realtà è molto complicata. Più c'è un problema relativamente alla situazione dell'attuazione del protocollo, nel momento in cui sarà validato dal Ministero della Salute di come attuarlo, e diciamo presenta diverse difficoltà nella sua attuazione. Quindi, diciamo, tutti questi elementi, fermo restando che chi decide è il Consiglio federale, i presidenti sono chiamati a discutere i quattro e ad avanzare un'ipotesi. Da quelle idee che erano scaturite c'era quella che ha fatto discutere di più, questo famigerato sorteggio. Ora, Presidente, lasciando per un attimo da parte quelli che potevano essere i meccanismi e i criteri alla base di questo sorteggio, però che fosse un'idea un po' forzata, probabilmente fantasiosa, anche nel rispetto dello sport giocato sul campo, questa è stata la percezione un po' non solo di chi ha fatto ricorso, anche di chi poi l'ha letta quell'idea. Allora, intanto, come lei ha detto, è un'idea che decideranno i presidenti. Secondo elemento, qual è la difficoltà che si ha sulle idee?
difficoltà che si ha sulle idee è che bisogna ragionare sul fatto che bisogna trovare una ipotesi la meno contrastata possibile, quella che crea meno contenziosi. L'unica idea che non creerebbe contenziosi è concludere il campionato. Avete mai pensato, per esempio, di rinunciare ad una promozione e promuovere solamente le prime tre, diminuendo di un'unità le retrocessioni in Serie B? Visto e considerato che le regole federali sono di 4 promozioni, uno degli elementi che potrebbero ragionare i presidenti è questo, però bisogna ragionare su altre questioni che attengono all'equilibrio tra le leghe e i rapporti. La sensazione è che con la A che viaggia su una strada e la B che sia in una posizione intermedia, i presidenti di C richiedano con particolare veemenza lo stop dei campionati, perché in fondo hanno un interesse al risparmio degli ultimi emolumenti della stagione. Ora c'è sicuramente qualcosa di vero, però sembra più una posizione da parte dei presidenti un po' più strumentale che di emergenza sanitaria. È una sensazione sbagliata certamente. Però perché evidentemente passa questo messaggio? Perché c'è qualche scienziato che invece lo esplicita in maniera sbagliata. Allora, se fosse questo il motivo, lei deve sapere che io mi batterei totalmente contro e sarei il primo a battermi in questa direzione. Se ricomincia il calcio, vuol dire che il paese sta meglio. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, se volete come sempre on demand trovate i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente e sul sito www.tv6.it. Da parte mia l'augurio di un buon proseguimento con la nostra programmazione.